Buongiorno, ben trovati ad una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. Vediamo i titoli di oggi. Case Lifts, conclusa la campagna. Guarini, riscontro positivo. Federpharma, partner importante. Farmaci ad uso umano per animali. Speranza firma il decreto. Aderenza terapeutica, l'esperienza di Toscana ed Emilia Romagna. Gallina Toschi, farmacie fondamentali per cronicità. Covid-19, sicurezza dei lavoratori, due protocolli ne stabiliscono le regole, la circolare di Federpharma. Si è concluso l'11 aprile con un riscontro positivo. Il progetto Sostieni Case Lifts, che ha visto impegnati insieme la Lega Italiana Fibrosi Cistica e Federpharma. Nonostante a causa della pandemia in corso fosse un momento difficile per sensibilizzare le persone sul tema della fibrosi cistica, la campagna è andata bene. Non abbiamo ancora dati definitivi, ma abbiamo raccolto circa 30.000 euro. È Antonio Guarini, vicepresidente della Lega Italiana Fibrosi Cistica, a dichiararlo ai microfoni di Federpharma Channel, rivolgendo un ringraziamento particolare a Federpharma per il contributo delle oltre 18.000 farmacie private capillarmente diffuse sul territorio. Ma ascoltiamo le sue parole. I centri al nord sono i centri più specializzati per il trapianto, sono quattro in questo momento, quello di Torino, quello di Milano, di Padova e di Bergamo, e quindi capite benissimo che se un paziente dal sud soprattutto si deve trasferire da 6 mesi ai 24 mesi in una di queste località dove accennavo prima, dove sono sottoposti poi al trapianto, è chiaro che vuol dire veramente staccare tutto dalla propria famiglia, dalla propria città, e quindi non soltanto il paziente, quindi anche i familiari che lo assistono e lo accompagnano hanno bisogno di un'assistenza. E qui interviene la Lega Italiana Fibrosi Cistica, che è l'associazione dei pazienti, da oltre 40 anni lavora appunto per garantire alle persone con la fibrosi cistica le migliori qualità della vita e tutto, e quindi in questo caso questo progetto cosa fa? Fa sì che noi ci impegniamo di assicurare un'abitazione, quindi con tutti i crismi della sanificazione, con tutti i crismi più vicini possibili naturalmente al centro trapianti, perché così c'è la disponibilità non soltanto del paziente quando esce dal trapianto e deve poi per altri mesi stare vicino per le cure che sono da fare, ma anche per i familiari, per poter essere vicino al proprio paziente, al proprio caro. L'intervista integrale è disponibile sul sito di Federpharma Channel, sulla pagina Facebook di Federpharma. Sarà possibile curare gli animali domestici anche con farmaci ad uso umano. A stabilirlo è il decreto firmato dal Ministro della Salute Roberto Speranza, nel quale si prevede che il veterinario possa prescrivere medicinali per uso umano per la cura degli animali domestici, a condizione che tale medicinale contenga il medesimo principio attivo del medicinale veterinario. A beneficiarne saranno circa il 40% delle famiglie italiane, che potranno risparmiare fino al 90% per alcune patologie animali. Complessità dei trattamenti, inconsapevolezza della malattia e timore di reazioni avverse sono i principali motivi della mancata o scarsa aderenza alle terapie, soprattutto nei pazienti con patologie croniche, che in Italia sono 7 milioni. A fare il punto sullo stato dell'arte in Toscana ed Emilia Romagna, un webinar di Motore Sanità. In Toscana l'aderenza alle terapie croniche è insoddisfacente, inferiore al 60% per l'ipertensione, al 40% per l'osteoporosi, al 25% nella depressione. In Emilia-Romagna la regione ha sviluppato diversi progetti che hanno coinvolto i farmacisti affinché nelle fasi di erogazione del farmaco si attuino interventi attivi mirati. Per Achille Gallina Toschi, presidente di Federpharma Emilia Romagna, è proprio la farmacia il punto d'incontro tra i bisogni del paziente e la cura da lui prescritta. Lo scorso 6 aprile sono stati sottoscritti tra governo e parti sociali 2 protocolli in materia di lotta al Covid-19. Il primo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro. Il secondo per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti-Covid nei luoghi di lavoro. Per maggiori dettagli è consultabile la circolare Federpharma nella sezione ad accesso riservato del sito. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito. L'appuntamento è per domani con una nuova edizione del telegiornale. Buona giornata.